E benvenuti e bentornati sul canale della Legione Leonina, dal vostro amichevole Sgamo di Quartiere, in questo nuovo episodio dei commenti brutti a Inazuma Eleven. Se la serie è di vostro gradimento e volete supportarla, vi ricordo di lasciare un like, un commento, condividere il video anche con il cane di vostra nonna e iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi contenuti. Nello scorso episodio la Royal si è presentata davanti alla Raymond, pronta a sfidarla. La partita è pronta ad iniziare, ma la vedremo dopo la sigla. Una squadra confusa. Ragazzi, facciamo vedere a tutti quanto siamo bravi dopo una settimana di allenamenti. La frase corretta sarebbe dovuta essere: facciamo vedere a tutti come siamo pronti a prendere le mazzate dopo una settimana che ci siamo fatti colpire da uno pneumatico. Aspetta un momento, capitano! Fermi tutti. Forse Jack vuole giustamente sottolineare come sia impossibile fronteggiare una squadra del livello della Royal nelle loro condizioni. Devo andare un attimo in bagno! Ah no, ma per entrare in campo non si passa dagli spogliatoi e quindi dai bagni? Aspetta, fermo Jack! Hai dimenticato la carta igienica! Anche considerando quel coniglio che è fuggito, restate comunque in 10. Quindi senza un'altra persona non potrete scendere in campo. E così Jude ha notato Axel dietro quell'albero in lontananza. Ora ho capito a cosa servono quel binocolo sulle lenti. Ah, ma quindi stavano consapevolmente andando a giocare 10 contro 11? Ma si può fare per il regolamento? Ed infatti... Ho portato il nuovo acquisto della squadra! Ma allora perché era tutto contento di giocare se sa che non può? Talento, ma non esageriamo. A quanto ricordo non era questo granché. No, qua l'animatore era in vacanza. Ehi, Fra, per caso hai finito di animare i personaggi dell'anime? No, in realtà no, non ho ancora finito. Vabbè, noi stiamo andando a prendere un sushi, vieni con noi. Forza, presentati! Il mio nome è William Glass, molto piacere. Ma si erano già presentati nella scorsa puntata. Io, William, salvassi la vostra squadra. Va bene, farò parte del vostro gruppo, ma soltanto a una condizione, d'accordo? Voglio solo la maglia numero 10, la indosserò io e nessun altro, chiaro? Cioè, potrebbe chiedere qualsiasi cosa, fama, soldi, potere, e chiede la maglia. Ora chiede un po' troppo. Mark non lo accontenterà, insomma, non sarebbe giusto. Ma come, solo una maglia? E se la vuoi, la maglia numero 10 è tua. Grazie, Mark, che ci riporti alla ragione. Ma non dico bene, capitano, mica gliela vorrai dare sul serio. Ma perché una maglia? È una maglia. Strano, la partita non è ancora cominciata. Strano, la partita non è ancora cominciata in un cartone che parla di partite di calcio. Io so che la Royal non si limita a vincere, ma distrugge letteralmente le squadre sconfitte. Fermi tutti, il preside ne è consapevole? Cioè, tu sai consapevolmente che la tua squadra di calcio fa schifo a giocare e che se perdono distruggono la scuola. Non oso neanche pensare a cosa potrebbero farci se non dovessimo scendere in campo e perdessimo la partita direttamente a tavolino. Ma hai appena detto che lo sai cosa fanno. Come mai la Royal ha voluto a tutti i costi disputare un incontro con una squadra così debole? Ma vi fate queste domande solo dopo aver accettato? Ma che problemi avete? Non c'era motivo, lo sanno che sono in grado di vincere senza la minima difficoltà. Lo sappiamo che non c'era, ce lo dovete spiegare voi. Ma penso che riusciremo a capire tutto solo quando inizieranno a giocare la partita. È quello che stiamo aspettando anche noi. Vi fate iniziare questa partita, vi prego. Mi spieghi che sta succedendo? Lo vorremmo sapere anche noi. Il problema è che Jack è andato in bagno. Non mi chiederò perché qui c'è una botola o verrei denunciato. Tre rotoli di carta igienica, un secchio e una spazzola mi fa immaginare che quel ragazzo abbia un grave problema all'intestino e che stia in bagno da più di qualche giorno. Scusa Daniel, ma tu sai perché dobbiamo giocare contro una squadra così debole? Ma allora qui nessuno lo sa, ma com'è possibile? Il nostro capitano è interessato ad un giocatore che si è appena trasferito in questa scuola. Ma se era solo per questo, perché non andare direttamente da Axel, sapendo pure che sai che si trova dietro quell'albero? Non è ancora arrivato. Quale, appena visto che si trova dietro l'albero, vi prego, aiutatemi. Una sconfitta inammissibile. Jude, l'hai appena guardato, di nuovo, lo sai che è lì. Un barbone armato di giubbotto si avvicina alla scuola.
Momento quiz. Vista la sicurezza della scuola, il barbone riuscirà ad entrare senza alcun controllo a vedere la partita? Rispondete nei commenti. Allora, non l'abbiamo trovato. Ho setacciato la scuola da cima a fondo, sembra scomparso nel nulla. Cioè, avete setacciato tutta la scuola ma non vi siete accorti di un armadietto che è palesemente fuori posto. Anche perché è l'unico armadietto in tutto il corridoio. Non dire assurdità, non c'è nessun fantasma! Cioè, giusto per capirci, questi quando giocano a calcio fanno comparire mosse speciali, però poi non credono ai fantasmi. Jack, ci sei tu nell'armadietto, vero? No, non ci sono. Ah, ok, non è qui. Sì, capitano, sono qui! Non soffermiamoci come Jack sia riuscito ad entrare nell'armadietto. Mi raccomando, usa quel calcio anche in partita, ok? Vuole spezzare le gambe agli avversari, ma tutto a posto. Riescono a far uscire Jack dall'armadietto e lo convincono a giocare. La stessa faccia dello spettatore che guarda un cartone animato sulle partite di calcio e dopo due episodi ancora non si è vista una partita di calcio. Mi chiamo Celia Hills e lavoro per il giornalino scolastico. Celia, Silva, l'ho detto che sono lo stesso personaggio, pure lo stesso nome. Posso farti qualche domanda? Certo, volentieri, tutte quelle che vuoi. Cosa ne pensi del riscaldamento globale? La crisi nei paesi orientali? Sushi o pizza? Intendevo sulla partita. Ah, allora nulla. E insomma? Comunque pizza. Magari, ma dura in vacanza parte 2. Sta per avere inizio l'incontro amichevole fra la Royal Academy e la Raymond Junior High. Finalmente, dopo mezzo episodio. Jude rifiuta il lancio della moneta e concede alla Raymond di iniziare per primi. Una chiara provocazione! E questo chi è? Scusi, lei chi è? Cosa ci fa qui? Cronista sportivo! Lo ritroveremo ad ogni partita. Che sensazione incredibile! Mi sembra di essere diventato un calciatore famoso! Sì, anch'io mi sento sotto i riflettori, anche se i riflettori non ci sono perché è giorno. Però non rubarmi il lavoro. Si comincia! Onestamente mi sento confuso come lui dopo questo passaggio. Bene, quei due sono sistemati, non mi daranno più fastidio. Ma basta cosa, che si rialzano e tornano in difesa, ma che calcio giocate? Sto per crossare! Ma non avvisare i tuoi avversari delle mosse! Fantastico, per quanto bravo possa essere il portiere, è impossibile parare un tiro così potente! Non ha bisogno di pararla perché ha preso la traversa. Come ha fatto? Infatti non l'ha parata perché ha preso la traversa. Non ci credo! Lui non mi sembra tanto dispiaciuto della cosa. Adesso non vi resta che giocare. Ma fino ad adesso che stavano facendo? Pensaci tu. La Royal ha segnato un gol che ha lasciato sbalorditi tutti noi per la potenza, la precisione e la velocità. Kevin e William sono quelli più scioccati di tutti. Il nostro portiere è svenuto. Si rialza. E chiamate un'ambulanza. Riusciremo a vedere prima o poi la fine di questa partita? Vincerà la Raymond o la Royal? Cioè, in realtà ormai è una domanda inutile, lo sappiamo che vince la Royal. Però forse ci sarà un colpo di scena? Chi lo sa? Perché lo scopriremo nella prossima puntata. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti hashtag verocalcio. Vi ricordo inoltre che se il video vi è piaciuto potete anche seguirci sul nostro canale Twitch in cui andiamo in live ogni domenica e potete entrare sul nostro server Discord per essere sempre informati su qualsiasi cosa. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Da Sgamu, un saluto. Au! Un particolare ringraziamento a tutti coloro che ci supportano su Twitch tramite iscrizione. Grazie ragazzi!